In questo video vi presentiamo il casco FastStar nella configurazione per terapia CPAP. Il casco è realizzato in PVC, latex free e senza ftalati. Il casco è non sterile ed è monopaziente. Il volume della tenda è ampio per consentire una buona terapia CPAP ed è di circa 15 litri. Esistono due modelli, uno con collare in poliuretano e una fascia morbida che ne mantiene la forma, e l'altro modello con collare in silicone e un anello rigido per mantenere la forma del casco. Il peso è di circa 300-320 grammi a seconda del modello. La tenuta del casco è garantita da collari in poliuretano e silicone. Entrambi garantiscono una buona tenuta, però rispetto al collare in poliuretano, il collare in silicone è più morbido ed elastico e aderisce al collo maggiormente, quindi permette l'utilizzo del casco senza bretelle o comunque senza tirare eccessivamente le bretelle di ancoraggio. Sui lati della tenda ci sono le connessioni di ingresso ed uscita del flusso. Un connettore di ingresso standard ISO da 22 mm maschio, dove va inserito il tubo che fornisce il flusso. Un connettore d'uscita, sempre standard ISO, da 22 mm femmina, dove va collegata la valvola PEP. Sul connettore d'uscita è integrato un manometro per poter controllare la pressione del casco durante la terapia. Col casco viene fornito in dotazione un adattatore maschio-maschio che, collegato al connettore d'uscita, permette il collegamento ad un ventilatore per eseguire la terapia CPAP con due tubi, anche se da letteratura internazionale risulta preferibile eseguire la terapia CPAP con generatore ad alto flusso più valvola PEP piuttosto che con ventilatori. Una tasca sull'ingresso del flusso indirizza l'aria tangenzialmente alla tenda per ridurre il rumore ed evitare l'arrivo diretto sul volto del paziente. Sulla parte frontale del casco troviamo due accessi a tenuta per il passaggio del sondino nasogastrico. Sulla fascia è presente una presa che permette di misurare la pressione con un manometro esterno o un eventuale monitor. Il modello FastStar è dotato di una comoda cerniera che permette di accedere completamente al paziente da parte di un solo operatore. È possibile quindi accedere completamente alla testa del paziente, pulire il paziente, fornire da bere ed effettuare broncoaspirazioni. La cerniera è anche molto utile in caso di emergenza, quando si volesse intubare il paziente. Sulla tenda è integrata una valvola antisoffocamento bidirezionale, che si chiude automaticamente quando il casco arriva in pressione e poi si riapre sempre automaticamente quando la pressione nel casco dovesse scendere sotto i 2 cm d'acqua. Il casco viene fissato al paziente con due bretelle di ancoraggio imbottite, munite di clips ad aggancio e sgancio rapido. Arol propone due differenti tipologie di casco FastStar con diverse modalità di tenuta e fissaggio. Un modello con collare in poliuretano con tenuta sulla parte superiore del torace e un fissaggio con bretelle ben tirate, e un altro modello con collare in silicone con tenuta sul collo del paziente e un fissaggio con bretelle non troppo tirate. Nel casco con collare in silicone è anche possibile inserire un cuscino gonfiabile opzionale, che migliora la stabilità del casco e soprattutto ne permette l'utilizzo senza bretelle di ancoraggio. Quindi con lo stesso casco è possibile passare dall'uso con bretelle all'uso senza bretelle e viceversa.